La storia è bellissima perché se io penso che mio nonno ha cominciato e che siamo arrivati a questo punto, secondo me insomma è una bella soddisfazione. Ecco. 50 anni di storia del territorio raccontati attraverso i binari. La ferrotranviaria, o meglio la ferrovia Bari Nord, così come tutti la conoscono, nasceva il 30 settembre del 1965 con l'apertura della prima linea ferroviaria tra Bari e Barletta. Tanti gli eventi previsti per festeggiare le nozze d'oro presentati nella sede delle Bari Nord. Il 23 sera festeggeremo insieme alla popolazione barese, ai nostri dipendenti e i comuni, i rappresentanti dei comuni a noi attraversati, cominceremo con un concerto davanti alla Basilica di San Nicola, poi una serie di eventi di cui ritengo il più importante sia quello di condividere con le scuole elementari la storia della tranvia Bari-Barletta e soprattutto il significato del trasporto pubblico locale e il significato del trasporto ferroviario, sia per la sua ecosostenibilità sia per la sicurezza del trasporto, e cercare di educare i bambini a una visione del trasporto che sia compatibile con le esigenze del mondo moderno. A settembre scatterà anche la gara dei selfie. Tutti i passeggeri potranno scattarsi una foto nelle stazioni della Bari Nord e postarle su Facebook. Gli autori delle 3 foto più votate saranno premiati con altrettanti abbonamenti. Un salto nel futuro per l'azienda, che ha in previsione nuovi investimenti sulle linee. Il nostro obiettivo, insieme alla Regione ovviamente, che condivide le nostre strategie, è quello di renderci interoperabili con la rete ferroviaria italiana. Il collegamento aeroportuale e la stazione di Carlo Wojtyła la vogliamo mettere a sistema dei 1500 km di rete regionale e consentire ai treni di arrivare da Lecce e Brindisi direttamente in aeroporto e da Foggia, il nord barese, direttamente in aeroporto. È un progetto molto ambizioso che ovviamente dovremo condividere con gli altri partner, con Trenitalia, ovviamente la prima cosa da fare erano fare grossi interventi infrastrutturali, una gran parte sono in corso già e altri cominceranno a breve, quindi noi contiamo nel giro di un paio d'anni di terminare tutti questi interventi, compreso quello che attualmente è in corso e molto importante, l'attrezzaggio con i sistemi controllo automatici della marcia dei treni, che ci consentirà di fatto di essere realmente interoperabili con le ferrovie italiane. Completato questo percorso, bisognerà aprire invece un percorso di scelte politiche per consentire di realizzare tutto questo.